Allora, direttore, le prime impressioni più che altro sulla Nocera, ecco, cioè proprio sul Nocera, visto che nell'ultimo periodo è stato molto presente qui. Sì, ti ringrazio per questa domanda perché al di là dell'aspetto professionale, l'ho detto anche in conferenza, io sono da 45 giorni qua e la cosa bella, e questo è proprio l'emblema del calcio, è il fatto diciamo, dell'accoglienza, l'ospitalità che ho avuto nelle persone che ho conosciuto e credo che questo sia molto bello, gratificante e come dire, mi stimola ancora di più a cercare di sbagliare il meno possibile, di dare tutto quello che posso per questa società e avendo già un po' interiorizzato lo spirito molosso, di trasmetterlo a tutti i componenti, della società, a tutti i calciatori, proprio per far sì che i tifosi, la città, quando vanno a vedere questa squadra, vedono una squadra dove si riconoscono nello spirito, a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta, però mi piacerebbe che io per primo e tutti i tifosi, gli appassionati, dicono vado a vedermi la Nocerina, vado a vedermi il Molosso. Questo secondo me già sarebbe un grande successo. Direttore tecnico, prima grossa esperienza qui, le principali differenze che ha già notato da quando si è seduti, diciamo, su una panchina a comunque poi dirigere anche poi delle acquisti, cessioni, che come ha detto lei giustamente, per rispetto anche della piazza, ne parleremo dal 1 luglio, che questi sono comunque contratti dilettantistici, quindi nel senso ci può essere una stretta di mano, però poi magari dal giorno dopo arriva un'altra società Sì. e si cambia. Hai sintetizzato bene, quindi per questo, siccome sono molto concreto, ne parlerò dopo con la nuova stagione, quando sarà messo nero su bianco sui contratti federali. E quindi, scusa, mi sono perso parte. Sulle differenze tra il direttore Ah, tecnico sì. e... Diciamo che veramente sono orgoglioso il fatto di poter iniziare questa nuova parte, diciamo, della mia carriera professionale, proprio qui a Nocera, in una società storica, e quindi sono contento da questo punto di vista. Devo dire che un po', tra virgolette, sono avvantaggiato perché sia nelle mie precedenti esperienze, magari anche quando ho lavorato nel settore giovanile, ho sempre avuto una sorta di predilezione per magari fare, diciamo, cose più tecniche, tipo la formazione degli allenatori più giovani, oppure anche quando ho fatto l'esperienza all'estero, lì la figura del direttore sportivo è meno vista, c'è più l'allenatore manager dove organizza tutto, un po' come in Inghilterra, e quindi era una cosa che come forma mentis, come anche diciamo, percorso professionale avevo dentro, e quando il mister diciamo, mi ha scelto per accompagnarli in questo percorso, e proprio gli ho chiesto la possibilità di fare questo tipo di lavoro e quindi sono veramente felice di farlo a Nocera. Francesco. Allora, buonasera direttore, le do il benvenuto a Nocera. Noi siamo orgogliosi di avere dei professionisti, anzi contentissimi di avere dei professionisti come voi. Diciamoci la verità, management, internazionalizzazione, oltreoceano, sono parole, diciamo così, importanti e che a Nocera, insomma, voglio dire, suonano di nuovo. I molossi siamo dei molossi, ma praticamente questo progetto di medio lungo ritiene che poi dopo resti, inizi una nuova epoca, per cui è un nuovo modo di pensare che potrà rimanere al di là di chi rimarrà poi a Nocera, se rimarrà Zavettieri, se rimarrà Sannino o addirittura Giancarlo, insomma, voglio dire, il presidente, ritiene che sia importante anche per una nuova era di Nocera Sportiva. Assolutamente sì, l'analisi che hai fatto, mi permetto di darti No, del tu, assolutamente sì. sei più giovane di me, è proprio questa. Vogliamo creare una struttura che è chiaro che vogliamo far bene da domani, ogni giorno dobbiamo fare il massimo, però vogliamo creare una struttura che, come dire, abbia delle basi molto molto solide e possa avere continuità negli anni. E vogliamo ottenere il massimo, come ho detto, e ci piacerebbe, e questo è l'impegno che siamo presi anche col mister, lasciare qualcosa, di bello, di solido,
anche per il futuro, e soprattutto se riusciamo, sbagliando il meno possibile, a aiutare anche tanti ragazzi di Nocera, tanti ragazzi qui del posto a poter emergere, ma non parlo solo di calciatori, anche di potenziali allenatori, di dirigenti. Vogliamo mettere a disposizione di questo progetto quello che è il nostro percorso formativo, la nostra esperienza sia mia che del mister, proprio per far sì che non sia una scatola vuota, che ci sia una scatola solida nelle basi e che abbia dei contenuti dentro. Le dico questo perché la domanda era perché, diciamoci la verità, Nocera, lei come ben sa, perché conosce la Nocerina, quindi sa un po' anche negli ultimi 15 anni più o meno, ha visto un po' cosa è successo, oltre alla parentesi, diciamo così, Serie B. Ovviamente nel settore giovani, diciamo così, è un po' scomparso. A Nocera un vero settore giovanile manca un po' dagli anni 70, quindi questo sarebbe questo programma di cui si appresta a fare questa nuova società sarebbe veramente un tesoro, sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale. Ne dico questo perché io, al di là del calcio della Nocina, ho a cuore la questione sociale. Allora, e quindi sono felicissimo di questa domanda, magari anticipo qualcosa che ne vorrò... possiamo parlare quando è ora. Vorrò fare più avanti da questo punto di vista. Credo che, come non c'è calcio senza tifosi, non c'è società senza settore giovanile, cioè è impensabile questo, ma non soltanto da un punto di vista proprio tecnico, professionale, proprio da un punto di vista sociale. Ti posso anticipare che il discorso dei 3 anni è legato soprattutto a questo, cioè a far sì che ci sia un percorso dove ci sia le basi, il perfezionamento e il miglioramento proprio di questa struttura, proprio per rendere quella continuità, si può portare avanti solo se c'è un settore giovanile importante. Ci lavoreremo su questo e ti posso anticipare, anche se non ti dico i contenuti, che ci ho provato. Che in questo percorso le iniziative sociali, diciamo socio-sportive da parte della Nocerina, saranno tante e saranno, credo, importanti.